grazie dell'invito. Oggi è quasi una cosa naturale dire che siamo di fronte a delle persone che sostengono in maniera determinante il gioco del calcio. Questo è il primo organo di giudizio dal quale poi discendono tutta una serie di cose importanti, buone, cattive, drammatiche. Io vengo dal mondo del dilettantismo, lo sapete, una delle migliori mie giornate era quella quando a Sportiglia la passavo con i ragazzi della Candì e li vedevo correre, ma li vedevo soprattutto quando eravamo in sala, vedevo queste facce pulite, vedevo questi ordini ben chiari nella testa, vedevo gente che così diversa dal mondo fisico, un mondo che non ha più il valore. L'ordine non è unità, l'ordine è democrazia. Voi lo interpretate magnificamente. Io di questo vi do atto. Io non vi devo osannare, non devo dire che voi siete la Madonna di Lourdes. Voi siete dei soggetti che hanno una preparazione culturale specifica, notevole, e siete preposti ad una funzione incredibilmente elevata e di rispetto, ma soprattutto per gli effetti che producono le vostre decisioni. Quindi noi siamo anche nelle vostre mani. Un'altra considerazione che voglio fare è che difficilmente in sistemi normali di gestioni, leghe, attività politiche, parlamentari, comunali, si vedono cambiamenti di dirigenza senza che succedano tra loro. È un fatto che ho rilevato statisticamente. Noi veniamo da situazioni dove all'interno di organizzazioni si ammazzano per prendere il posto. Questo vuol dire che voi avete capito cos'è la funzione della vostra missione nel calcio. Io sono stato il primo a chiedere che l'AIA entrasse in Consiglio federale, attribuendo una percentuale. E l'AIA è in Consiglio federale con il suo presidente. E come tale il suo presidente vi deve informare. E voi dovete essere coscienti di essere una componente che costruisce il sistema federale. Non solo che arbitra, ma nel sistema elementi che concorrono a formare gli indirizzi del sistema federale. Il sistema federale non è un sistema di regole solo, anzi, è un sistema di regole vecchie. Dopo 100 anni di storia del calcio ci troviamo ancora a guardare le regole inaudite e le dobbiamo applicare subendo le conseguenze. Noi abbiamo creato la stagione delle riforme. La stagione delle riforme era ineludibile, ma non perché lo voleva Tizio, Caio, Sempronio, perché così non si poteva più andare avanti. Noi avevamo migliaia di soggetti nel nostro mondo che inquinavano questo mondo, lo inquinavano amministrativamente, lo inquinavano dal punto di vista politico, lo inquinavano dal punto di vista penale, lo inquinavano dal punto di vista civile. Noi dobbiamo andare a creare un sistema sportivo di garanzia autosufficiente. Abbiamo 5 anni di tempo per fare questo, 4 anni di tempo, non io. Il sistema, perché se non si fanno in questi anni le riforme non ci sono speranze. Non ci sono speranze, dovete pensare che il calcio non può essere un sistema legato a delle situazioni dove sportivamente si fanno investimenti senza avere riscontri amministrativi e gestionali. E questo per quanto riguarda la federazione di questi confronti. Ha messo a disposizione tutta la sua capacità di compressione. Il primo provvedimento che abbiamo adottato è stato quello di concedervi nelle sezioni la partita IVA e il codice fiscale, che il presidente Ricchi agognava da anni. Abbiamo
aperto una nuova strada per il percorso elettorale di garanzia, portandolo con gli effetti percentuali che altri hanno. Abbiamo aperto la questione delle sponsorizzazioni. Mi ricordo nei giornali di Como con i miei amici che venivano su, che parlavano delle sponsorizzazioni dell'AIA. E grazie a loro e grazie a questa grande compagnia che credo che ha investito bene, Un punto importante, voi Eurovita e con la correttezza, linearità, serietà, e non potevate scegliere meglio. Credo che abbiate fatto un buon investimento. E come ha detto Maurizio prima, abbiamo aperto anche un fronte nuovo tecnologico, il Gorongoro, come chiamato, se volete. Il falco, la rupe, tutto quello che c'è. Però abbiamo detto una cosa, credo pochi in Europa l'hanno fatto. Abbiamo mantenuto gli armi di porta. Vi ricordate, per esempio, togliere gli armi di porta e in bocca a tutte le strane storie. E quindi adesso abbiamo fatto una formazione anche su questo aspetto, perché noi ci fidiamo degli armi, ci fidiamo del presidente, ci fidiamo degli altri. Se ciò non fosse, saremmo un sistema che non vale. Abbiamo costituito una commissione, io la chiamo grande rischio, perché noi non possiamo pensare che in futuro ci troviamo ancora di fronte a situazioni particolari e in questa commissione ci saranno anche gli altri. Perché se noi andiamo a vedere i bilanci delle società, non possiamo trovare macroscopicamente impostazioni di bilancio che sono ridicole e censurabili. Alla luce del sole non possiamo pensare che soggetti professionisti prendano soldi da carità, vuol dire che c'è qualcosa che non quadra. E a tutti coloro che si sono scagliati contro i provvedimenti che abbiamo applicato per pagare una certa tassa per fare il campionato, abbiamo detto con chiarezza: il calcio non è un obbligo. Chi vuole far calcio? Industriali che vogliono fare calcio, che hanno dei ritorni, perché ricordatevi che hanno dei ritorni anche loro. Quando andremo ad analizzare bene tutto il sistema capiremo quanti mettono e quanti prendono. Perché ci sono anche quelli che prendono. Bisogna che noi andiamo a capirci bene. Voi il futuro ce lo segnalate sempre con la correttezza. Io purtroppo devo dire che non sono neanche sicuro che sarà tutto rose e fiori in futuro. Noi abbiamo visto le affette della Guardia di Finanza del 90, abbiamo visto nel 2006 gli scandali di Calciopoli, nel 2015 abbiamo visto ancora le scommesse. Siamo un paese che ha bisogno di essere visto con gli occhi degli arbitri quando si siedono e imparano e studiano. Invece siamo un paese che anche per la situazione economica grave inventa situazioni per poter trovare e sbarcare il lunario del sistema. Il sistema sportivo non può più permettersi il lusso di avere gente che viene a vivere del sistema sportivo. Lo sport è una funzione. I soggetti paganti devono poter dire come sono le cose. E quindi la questione è molto chiara. Se questo non va bene, non siamo tutti qua a disposizione, non ci sono sedie con la colla giù, non ci sono situazioni particolari. Un dato reale, vi voglio dire, io dico sempre che ho 700.000 abbonati. Poi quando guardo le statistiche mi fa vedere 626-630, poi dico, ma gli amatori e gli altri dove stanno? Sì, sono dentro, però non li segnaliamo. Questo sistema. Noi quando pensiamo che ci sono 700.000 partite l'anno arbitrate, 700.000 partite l'anno come giustizia sportiva di garanzia, primo, secondo e terzo grado, ma guardate che noi siamo una macchina da guerra pazzesca. Pazzesca, bisogna essere convinti di quello che siamo. E quando ho apprezzato molto l'intervento di Maurizio, laddove ha parlato di autoreferenza e dove ha parlato che un sistema non può essere attaccato tutti i giorni, vilipeso, moltiplicato, il nostro piccolo problema diventa un problema enorme.
quando il paese ha problemi immani e pochi li risolvono. Noi abbiamo la voglia e la volontà di risolvere. Abbiamo chiesto del tempo per sistemare le carte, abbiamo chiesto del tempo per dare garanzie ai calciatori, agli allenatori, agli arbitri, ma dobbiamo capire che chi mette e chi interviene nel sistema deve avere delle garanzie. Anche le società meritano questa attenzione, perché senza società non esiste il calcio, non esiste il comitato, non esistono le federazioni, non esiste il CONI, non esiste niente. E chiediamo da questo punto che il governo valuti attentamente le questioni e le provvidenze da prendere nei confronti del mondo del calcio per essere in concorrenza leale con gli altri paesi europei. Il sistema fiscale è sperequato e non è possibile mantenere una situazione di questo tipo. Non è possibile. Comunque io vorrei anche ringraziare voi, siete i primi, ma anche coloro i quali che in queste due settimane la procura e gli organi giudicanti hanno lavorato notte e giorno per risolvere i problemi e farlo, a me non vedete di ringraziare. Io auguro al nostro Presidente che deve essere illuminato a costituire un sistema di garanzie interne e garanzie esterne, ma soprattutto a voi, quando pensate e fischiate, dice in mezzo un paese che vi guarda e voi dovete essere all'altezza. Vi ringrazio.